se mi posso permettere, io non ti puoi permettere. Se mi posso permettere, cioè, quando ci si confronta con un musicista come Morricone, che anche il pubblico dice: a me non piace che la mia musica venga abbassata, cioè non bisogna abbassare la musica, se c'è la musica è la musica che comanda. E se lavori con un musicista così devi accettare in qualche modo il gioco che fa lui, altrimenti il conflitto è inevitabile ed è anche devastante, perché la musica di Morricone in tutti i film che io ho visto, io non ho visto tutti i 500 film che ha fatto, ne ho visti un bel po', penso tutti noi abbiamo visto tantissimi film musicati da Morricone, la musica è un elemento, diciamo, come diceva Roberto, determinante, non è un elemento secondario. Allora lì tu devi decidere, o lavori con lui o no, appunto, cioè c'è poco da fare, e se lavori con lui prendi questa montagna che ti capita addosso, che è una cosa che ti può provocare un'estasi pazzesca, oppure può anche schiacciare in qualche modo i tuoi desiderata, i tuoi desideri, perché il film può andare da una parte che tu non avevi previsto e devi accettarlo. Quindi è inevitabile, perché stiamo parlando di un genio, diciamo, della composizione musicale contemporanea. C'è poco da fare, se lo conosci. Beh, non lo so, cioè, come lui ci sono stati nel Novecento, Maliviero, cioè ci sono stati, sono pochi i grandi musicisti che, anche a prescindere dal cinema, dal rapporto con il cinema, restano nella musica del Novecento. Ricordi che parla di Petrassi, ad esempio. Petrassi, assolutamente sì. Poi qui abbiamo sentito, vi ricordate sempre che è venuto a Bari, ha suonato... Sì, poi tra l'altro volevo dire Petrassi, non Maliviero, ho fatto un strano montaggio nella mia testa. Ma io pensavo a Tomaioli, che abbiamo accolto qui qualche anno fa, anche lui, quando parli di Tomaioli con scuola, Tomaioli... Ecco, Tomaioli si divertiva a fare le canzoni anche insieme al regista. Cioè, scuola scriveva le parole e Trovaglioli faceva la musica. Sai, quella è una questione chimica. Ecco perché dico che, come il rapporto con l'attore, ci devi avere una chimica, ci deve succedere qualcosa tra il regista e il musicista, come tra l'attore e il musicista. Su jazz chi c'era? Su jazz chi c'era il musicista? Teo De Aldo, che tra l'altro è stato premiato qui con il premio Morricone. E Teo è un musicista che sperimenta moltissimo ed è capace di mescolare, diciamo, sonorità in qualche modo quasi dodecafoniche con la musica più orecchiabile, con il rock più melodico, no? Tutti i musicisti contemporanei si devono misurare con la storia della musica del Novecento e quindi Teo è un musicista prezioso quanto Morricone per i registi della mia generazione, ha fatto i miei film, ha fatto i film di Sorrentino, cioè nella nostra generazione il nostro Morricone in qualche modo è Teo, è Teo De Aldo. Tu non hai mai lavorato? Sì, ho fatto un film con De Aldo. Allora, quale film ho parlato? Ho fatto il film su... Oddio, sulla ragazza del Vaticano, come si chiama? Ma non me lo ricordo. Il film... La verità sta in cielo, fatta con Te Amo, bravissimo. Ecco, Te Amo per esempio è uno che, siccome lavora con il digitale, ti fa sentire prima tutto quanto, discute con te, accetta, non fa come Ennio, cioè Ennio è talmente ormai è Michelangelo, non so, che non accetta discussione, cioè io sono una formica rispetto a Ennio, quindi lui accetta discutere, dice ma cosa sai tu della musica? Lo capisco dal tuo punto di vista, però oggi io penso che i registi mettono becco anche nella musica, ormai cioè, la musica è una cosa talmente palpabile, con digitale, che tu, che il disco, per esempio, lui fa le sue musiche, che il disco non sa niente di musica, lui si mette lì, io ho letto un'intervista di come fa la musica, interessantissimo. Lui ascolta delle musiche di altri, poi ha quegli strumenti digitali, sintetizzatori, le riproduce, si fa lui la colonna sonora. Ecco, io vorrei fare come lui, cioè il regista a un certo punto
se non trovano un compositore disponibile a dialogare, dovrebbero farsi un loro. Il disco fa quello. E Chaplin faceva lui, Chaplin faceva così. Cioè non voleva affidare qualcun altro la scrittura della musica che veniva suonata. Va bene, direi che grazie anche all'ultimo intervento. Grazie a voi. Abbiamo arricchito la serata. Grazie a tutti.